Una tartaruga marina ci accompagna alla scoperta di un mondo misterioso e magico, quello sottomarino. Oceani 3D, prodotto dal celebre esploratore marino Cousteau, è un prodotto decisamente buono per l'incanto dato dalle immagini che ci propone, di grande qualità, tra luoghi misteriosi e creature marine a volte un po' inquietanti. Buono anche per il messaggio che lancia, di grande attualità, quello della salvaguardia del mare e di alcune specie in grave pericolo di estinzione. Il 3D, sebbene molte volte nel cinema risulti insignificante e di scarsa rilevanza, qui ha un effetto in più di coinvolgimento per lo spettatore. Stonano invece le voci fuori campo del trio comico di Aldo Giovanni e Giacomo. Oceani 3D, un tuffo profondo diritto al cuore dell'oceano. Cara Ronnie, ti prego, credimi, non sei stata tu la causa di quello che è successo tra tua madre e me. Spero che la prossima estate ci aiuterà a riavvicinarci. Papà! Ragazzo mio! Una giovane ragazza passa le vacanze estive con suo padre, con il quale però non ha un grandissimo rapporto. Durante il soggiorno conoscerà l'esperienza del primo amore. Reduce da serie televisive, la regista Robinson si cementa con un lungometraggio che, di cinematografico, ha, ahimè, ben poco. A mancare è l'originalità di affrontare tematiche prettamente adolescenziali e il rapporto genitori e figli, dramma sentimentale patinato e preconfezionato appositamente per far presa diretta sugli adolescenti, ma con delle emozioni facili e standardizzate, dove anche le interpretazioni degli attori lasciano molto a desiderare. Beh, non importa cosa dice il calendario. Per me la primavera inizia con la prima di campionato. Guarda là. Che diavolo vuoi fare? Rory, metti giù il fucile. La città verrà distrutta all'alba di Heisner, remake dell'opera del regista Romero, narra la storia ambientata in una cittadina del Midwest, dove una misteriosa tossina inizia a far impazzire tutti gli abitanti. Da amici diventano improvvisamente nemici e terribilmente violenti. Sebbene alcune scene sfiorino un po' lo splatter e l'eccessivo spargimento di sangue, quello che colpisce dell'opera è comunque la tensione e l'inquietudine continua della narrazione, aumentata anche dalle particolari inquadrature, come se non ci fosse mai fine al male, che perseguita di continuo i protagonisti, senza lasciare, forse, un minimo di speranza. Esattamente come Rory. Si mette male.